Riecchimi, se la mia webcam decide di reggere, riesco a fare anche questa clip. Dunque, anche se non posso parlare del work in progress per il concorso, posso comunque sempre dire due o tre cose che faccio io, ovvero quando mi devo approcciare ad un nuovo lavoro, ad una nuova storia, che sia mia, che sia di qualcun altro, eccetera. Io cosa faccio? Allora, intanto, vabbè. Al di là di suddividere la storia in scene e quindi già farmi un'idea di quello che voglio andare a rappresentare, bla 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 bla, cerco l'ispirazione. Allora, siccome l'ispirazione non è che è una cosa che arriva così, pam pam, a meno che uno non sia A, un genio, B, un veterano di quelli che è proprio come un treno, ok? Allora, cosa faccio? Siccome, per esempio, in questo caso ho un personaggio che io ho deciso che lo trasformerò in una tartaruga antropomorfa o qualcosa del genere. Allora, siccome il personaggio non si crea da solo, la mia prima mossa è quella di andare a cercare tutte le foto possibili di tartarughe, vabbè, in questo caso di terra, e cominciare a copiare le tartarughe. Comincio a copiare, copio, 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 le faccio di tutti i tipi, in tutte le salse, in tutte le forme, finché l'animale tartaruga non mi è entrato e uscito fuori dalle orbite, perché devo imparare a disegnarlo, prima cosa, e prima di farlo mio e di costruirci un personaggio inventato da me, devo comunque saperlo, tra virgolette, ritrarre. E questo vale per qualsiasi altra cosa. Ho un personaggio che è una lucertola. Quindi ci sarà uno studio della lucertola, cioè si prende quello che serve e si cominciano a fare degli studi. È un procedimento che potrebbe sembrare un po' lungo, un po' lento, però è l'unico procedimento che io conosco che fino adesso ha sempre funzionato. Cioè, quando parto direttamente in quarta e dico no, allora aspetta, comincio subito e pam, non ho mai dei risultati, cioè dopo mi tocca tornare indietro. E fare comunque questa cosa qua, di fare lo studio. Allora, siccome, anche se non posso dire la storia, si trattava di comunque c'è questo bosco, c'era la casa nel bosco, eccetera, ho cominciato a fare degli studi su delle case nel bosco. Anche se io comunque non voglio nelle mie illustrazioni fare una tavola dove ci sarà una casa nel bosco, perché è un po' un cliché, perché comunque, cioè, non lo so, non farò la casetta lì in mezzo agli alberi, non credo che la farò. Però questo non ha nessuna importanza, ho cominciato comunque dalla casa nel bosco, quindi ho preso una foto, ho proprio digitato su Google casa nel bosco, anzi in inglese l'ho scritto, e una delle foto che mi è uscita, ho preso la matita, ho cominciato a farla e poi ho deciso di pitturarla ad acquerello, ma come esercitazione, quindi è uscito questo. Questa cosa qua. Io questa cosa qua non la userò mai, cioè nel senso, non la userò nelle mie illustrazioni. Però intanto mi è servita per cominciare a riflettere, cominciare a pensare mentre la facevo. Poi l'acquerello ha questo di bello, che è quasi mistico, no? È quasi un mantra. L'acquerello, tu sei lì che, cioè proprio mediti mentre lo fai, perché è un modo di lavorare molto sereno, molto calmo, concentrato, proprio di attenzione anche a quello che stai facendo, quindi sei lì che... E questo mi ha aiutato un sacco a riflettere. Poi ho preso e ho fatto questa cosa qua, che è un altro studio. È uno studio, cioè sono degli studi. E quindi ho cominciato, piano piano, facendo degli studi a farmi un'idea di quello che volevo fare. Alla fine, quando potrò farvi vedere il risultato, perché ora non posso, ma quando vedrete che non c'entra nulla con questo, cioè che proprio non ha neanche un appiglio con quello che sto facendo. Però tutti questi studi, secondo me, sono importanti perché sono tutti dei piccoli tasselli che vanno alla fine a comporre quello che è un risultato finale, che è un'elaborazione di un'elaborazione di un'elaborazione di un'elaborazione di un qualcosa che poi dopo, alla fine, dopo che hai guardato tutte queste cose, ti scatta un'idea che è completamente diversa, però è quella giusta. E
E se non ci fosse stata tutta quell'elaborazione prima, quel passaggio prima, quell'idea magari non ti sarebbe venuta. Quindi, cioè, io trovo davvero che questo sia l'unico modo in cui almeno io riesco a lavorare, perché è l'unico modo in cui si compongono delle cose che sono un po' più sostanziose, ecco. Altrimenti non riesco a dare una sostanza a quello che faccio. E questo più che un consiglio è un mio metodo di approccio, perché poi penso che ognuno abbia il suo. Però io non riesco a non partire intanto dalla realtà, ovvero se devo fare la casetta tutta deformata, devo sapere come si fa la casetta quella con le proporzioni giuste. E quindi non ci sono scappatoie, secondo me, non ci sono scorciatoie più che altro. Ovvero, sì, se volete prendere le scorciatoie potete prenderle, ma tanto secondo me vi tocca poi tornare indietro e fare tutto il percorso da capo. Quindi tanto vale iniziare subito con il percorso, stai ferma, con il percorso un po' più lungo e godersi il percorso. Tutto qua. Ciao!